I missili ipersonici Kinjal, definiti imbattibili dal Cremlino, risulterebbero al contrario vulnerabili. Da due giorni vengono lanciati su Kiev e in numerose regioni ucraine contro centri di comando e altri luoghi strategici. Ma sei Kinjal sarebbero stati intercettati e abbattuti dai sistemi di difesa Patriot forniti dal blocco occidentale. Mosca afferma invece che proprio un missile ipersonico avrebbe neutralizzato il sistema Patriot a Kiev, anche se il comando ucraino smentisce. I massicci raid aerei russi, secondo Washington, servono a ritardare la temuta controffensiva di Zelensky. Un piano che potrebbe però trasformarsi in un vantaggio per Kiev, visto che Mosca starebbe attingendo alla sua già limitata riserva di munizioni ad alta precisione. Ieri gli scontri si sono intensificati nella regione di Donetsk, con epicentro Marinka e Bakhmut, città assediata quest'ultima, in cui le forze di Mosca spingono sempre più verso l'interno. Scadrà domani intanto l'accordo sul grano ucraino siglato nel luglio scorso e poi rinnovato tra Kiev e Mosca, grazie alla mediazione di Turchia e Nazioni Unite. Oggi la nave in partenza dal porto sul Mar Nero potrebbe essere l'ultima, a meno che nelle prossime 24 ore vengano risolte positivamente questioni che fino a ieri il portavoce del Cremlino Pieskov definiva ancora aperte. A cominciare dall'accordo di un anno fa, che prevedeva anche il via libera al commercio di prodotti e fertilizzanti, accordo mai rispettato, secondo il Cremlino. Tutto questo, mentre dopo la fuga di notizie mai smentita dal Pentagono sull'Ucraina, il Washington Post racconta come le intercettazioni degli Stati Uniti rivelino la volontà del presidente ucraino di colpire il nemico con tutti i mezzi, dagli attentati terroristici in territorio russo all'uso dei missili a lungo raggio in grado di colpire a centinaia di chilometri, più volte richiesti ai paesi alleati e ora forniti dal Regno Unito. A confermarlo alla CNN sarebbero stati direttamente funzionari statunitensi. Le forze russe sarebbero riuscite a colpire uno dei due sofisticati e costosissimi, più di $1 miliardi, sistemi di difesa aerea Patriot forniti all'Ucraina dalla NATO. Da valutare ancora l'entità del danno che determinerà se il sistema debba essere completamente ritirato o semplicemente riparato sul posto. La conferma arriva anche da Mosca, che parla di attacco ad alta precisione che ha centrato il Patriot di fabbricazione americana. Un duro colpo alla difesa ucraina, impegnata in questi ultimi due giorni in raid russi di eccezionale intensità, con droni e missili, 18 di vario tipo, aerei, marittimi e terrestri, lanciati da nord, sud ed est, tutti abbattuti, tra questi anche 6 missili balistici ipersonici Kinzhal. Intorno a Bakhmut, città simbolo della resistenza ucraina, le forze di Kiev riconquistano territorio, 20 chilometri liberati, a nord e sud, mentre nel centro della città resterebbero i paramilitari del gruppo Wagner, che avrebbero ucciso un americano, un soldato in pensione delle forze speciali dell'esercito USA, andato a combattere al fianco degli ucraini e ad addestrarne gli uomini. Zelensky, tornato in patria dopo il tour europeo, ha riunito i vertici militari ucraini per informarli sulle nuove forniture di armi ottenute dagli alleati e per fare il punto sulla situazione operativa. Tra la missione di pace cinese a Kiev, l'emissario di Xi, a smuovere i canali diplomatici ci prova anche l'Africa, mobilitati 6 leader di altrettanti paesi africani, guidati dal presidente sudafricano Ramaphosa, missione accolta con molte riserve da Kiev, visto che proprio Pretoria è accusata dagli Stati Uniti di fornire armi a Mosca.